Ciao ragazze, ciao ragazzi top. Allora, è uno spoiler. Sono semimesciata, però ho la ricrescita già, quindi dovrò fare anche poi la ricrescita. Ho fatto le unghie a casa con lo smalto e niente, adesso credo che mi stia salendo un po' di febbre, non l'avevo avuta in questi giorni. Vi faccio vedere una cosa. Questa è la mia simil caponata, simil perché non è la ricetta della caponata. C'è la melanzana, le patate, le olive, l'aglio e il basilico. Assaggiamo. Buona. Ma non sa di caponata, però è buono. Ci sono i carciofini, un broccolo romanesco e le puntarelle. Perché praticamente ho fatto l'impasto per fare le frittelle che è qua. Ve lo faccio vedere. Lo vedete? È già la seconda lievitazione. Faccio le frittelle sia col broccolo e le acciughe che con questi carciofini che avete visto. Ma mi sa che mi sta salendo, okay, mi è salita un po' di febbre. Sì, È 2 giorni che non l'avevo, guarda come sono cambia rossa. la temperatura. È perché ho fatto il bagno caldo. Ci vediamo più tardi, ragazzi. Top. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Top. Buongiorno e buona domenica. Ieri poi ho avuto a che fare con questioni che vi dirò dopo. Adesso sto mettendo a lievitare questi perché poi vi dirò. Avevo fatto un impasto tipo pizza. Però vabbè, vi dico dopo. Adesso devo metterci sopra un panno umido perché sennò si forma la crosticina sopra. Ok, ecco fatto. Adesso stanno a lievitare. Allora, ragazzi, questo è il pacchettone di carciofini puliti che Igor ha pagato 2 euro, da non credere. Quei fruttaroli li chiamano qua a Roma. Li metto nell'acqua, li ho appena aperti perché finché non c'è aria non anneriscono. Appena prendono contatto con l'aria, qua ce n'è pochissimo, però finito. Questa confezione gigante ce l'ha l'M più perché anche le cose per la ristorazione, tipo i pacchi di pasta Barilla da 10 kg, cose del genere. Guardate quanto sono belli questi carciofini, ragazzi. Cioè, questo pacco 2 euro è veramente non un affare di più. Perché sono già puliti, hanno un colore bellissimo. È pure in tinta con lo smalto, è pucciosissimo. E sono già pronti da utilizzare, insomma. Io ieri avevo fatto, adesso li metto così e poi li copro con basta l'alluminio, no, la pellicola. Vedete quanti sono? Poi con una parte ci farò le frittelle. Mescolo bene di modo che che il limone si ok. Aspettate un attimo, adesso ho le mani bagnate. Allora, ieri ho fatto questa pastella che originariamente doveva essere un impasto per la pizza, però siccome poi ho realizzato che non avendo il forno era un casino cuocerla nella pentola, ci farò le frittelline un po' con la pasta d'acciughe e un po' con i carciofi che stanno qua. La vaschetta della cosa sta sulla piastra induzione che mi ha regalato una mia amica. Cioè, preferirei usare una pietra focaia, avendola. Se non fosse l'unico dispositivo assieme al microonde che ho per cucinare, la lancerei dalla finestra. A buon intenditor poche parole, tanto sono sicura che mi vedi.
Ma come si dice dalle mie parti, dove hai fatto l'estate fai anche l'inverno. In questo caso, dove hai fatto l'inverno fai anche l'estate. Ok, e su questa immagine vi dico a dopo. È domenica 22 aprile, credo, sì, e sono circa le 11 più o meno. Bacio, a dopo, ciao, top. Riciao ragazze, riciao ragazzi, riciao top. Continua a non farmi vedere perché mi devo finire di sistemare i capelli. No. Anche il risultato finale sarà qualcosa di migliore rispetto a quello di adesso perché è tutto homemade. Ok, cominciamo con gli ippocastani. Adesso ancora il fiato è normale, tra un pochettino. Eviterò di ripetere sta tarantella tutti i giorni, ovviamente. Qua la Conad è chiusa, tanto non mi serve la Conad. Sto andando secondo dei cinesi. Devo prendere l'ovatta e quella per far fare il nido, la nuvola e i cricetini, che io chiamo prosciuttini, quando sentite dire prosciuttini. Ma c'è il mercato aperto? Ah no, solo il fioraio. Cominciano ad arrivare le inalazioni delle fioriture di questi minchiosi. Vabbè, cercherò di non dirlo in continuazione, però ormai lo so, memorizzate questa informazione. Quando mi sentite gemere. In generale, anzi sicuramente, non ho caricato un pezzo di roba porno, ma sono ippocastani. Niente, devo prendere due o tre cagate dal cinese, due o tre cose così. Poi mi devo sistemare più tardi le unghie perché sgurando, comunque termine che usa la mia amica, sgurando si sono un pochettino già conferite. Altro nome strano, conferito, Murgia, poi piano piano ve li dico tutti. Vabbè, chi mi conosce già, cioè chi mi segue già riconosce. Comincia la dispnea. Vabbè, avevo detto che no. C'è uno che sta buttando delle secchiate da qua con violenza. Non lo inquadro, dai, che non è carino. Vediamo se c'è il gatto residenziale. Micio? C'è? Dorme, ciao Micio! Micio? Vediamo se lo vedete voi. Micio? E non vedo niente perché c'è il sole. Miciotto? A caldo. Micio, ciao Micio. Ok. Lo so che. Guardate che bella giornata che c'è, ma mi state scrivendo che un po' da tutte le parti oggi è una bellissima giornata. Niente, quindi ho messo i carciofini nell'acqua come avete visto prima. Dopo farò delle frittelline e alcune le farò con la pasta d'acciughe. Abbiamo preso pure, abbiamo pure la maestati, guarda, ho preso un broccolo romanesco, quello con le punte tutte triangolari, se mi inquadro così. No, perché non voglio spoilerarvi i capelli perché sono talmente belli che poi vi rovino la sorpresa. Proprio. E vi dicevo, ho preso un meglio inquadrare la strada, va. Un broccolo romanesco che farò al vapore nella vaporiera di bambù e poi con una parte farò la frittellina, ma l'impasto alla fine non è tanto, è perché un po' l'ho tolto e ci ho aggiunto degli ingredienti per fare quei cornettini che alla fine mi sa che sarò costretta a friggere perché se. Cosa sto facendo al girasole? Ah no, forse non è il girasole. Interrompo un attimo ragazzi perché ho difficoltà respiratorie. A frappè. Qua mica si scherza, gli acquisti si fanno ad alto livello.
Guardate quanto sono pucciosi questi fiori finti, io adoro i fiori di pesco, sono i miei fiori preferiti, ovviamente quelli veri. Però sti rami di fiori di pesco, questi sono ben scoloriti dal sole, questi sono addirittura, no, erano bianchi già all'origine. Comunque uno dei fiori che preferisco sono proprio i fiori di pesco. Però hanno anche la roba di marca, perché Bialetti, Meliconi, questo è molto fornito. Vabbè, non siamo qui per fare shopping comunque, ma per prendere lo stretto indispensabile. Buongiorno. Che carina. Il mio è distrutto e non voglio cominciare ad utilizzare quello di come che mi ha regalato lui due Natali fa, perché c'è la borsa uguale, voglio utilizzarlo quando userò anche la borsa. Si stanno lamentando su un bambino innocente. Mi piacciono anche questi con il coso così. Questo è troppo plasticoso. Ma prima vediamo. Questo mi piace. Evito quelle con troppe cerniere lunghe perché si spaccano subito. Sto facendo un giro così per guardare, perché qua hanno veramente un sacco di cose carine. Ciao! Questo profumo che... Ciao! Senti, lo posso odorare senza spruzzarlo? Perché l'ho sentito addosso a una signora, però vorrei sentire così. Solo sentire senza spruzzarlo, no no. Che buono. Eh sì, l'ho sentito a una signora alla Conad e mi ha detto che l'aveva comprato qua da voi. Sento un po' sfigata, però vabbè. Ma io ci ho sempre comprato comunque, cioè, poi tante cose sono identiche a quelle che trovi dalle altre parti. Sì, vabbè, tesoro mio, però se c'è tutti i colori neri, non è che andiamo d'accordo, eh. Guardate quanto è piccino sto coso della caffettiera per quella da mezza tazzina. Io ce l'ho una a casa che sarebbe la caffettiera da mezza tazzina ed è micro piccola, infatti questi sono i ricambi. Guardate in confronto alla mano, vedete, mezza tazzina. Infatti se ce l'hanno ve la faccio vedere, è pucciosa. Questo qui è veramente fornito. Rimango basita. Scusa, l'attack è quello non attack. Non ce l'hai quella? Sì. Ciao. Questo qua è sempre c'è un acrilato, no?
Adesso io vado. Guarda che controllo sul biglietto, soprattutto perché io la pesca, la testa perché è attaccata al collo. E la candeggina, ho dimenticato. Vabbè, arrivo. Allora, ok. Io non voglio l'arce, voglio quella economica. Candeggina. Profumata, ok. Praticamente sto rilavando tutti i camici per metterli via per il trasloco. E questa serve per farli venire belli bianchi, perché comunque guardate che giornata. $80, però quello come adesso devo mettere la candeggina nello zaino perché pesa. Grazie mille, ciao, buona domenica, ciao, a dopo. Niente, ho fatto che mettere praticamente tutto nello zaino. Ho preso lo Scottex da 1 euro e il finto Attack, che poi è identico, cioè non è identico perché la formula dell'Attack è potenziata, però di base c'hanno acrilato, quindi per attaccare le cose che non necessitano di una riparazione particolarmente difficoltosa, che ci vuole quello per il vetro specifico, va bene quello lì, che è costato mi pare 1,20 euro. Poi ho preso i bicchieri di plastica perché sto incartando mano a mano le stoviglie, lavandole, asciugandole e incartandole nella carta da giornale o nei volantini, più che altro nei volantini. E scusate i sospiri. Questi ragazzi sono gli orti urbani della Garbatella. Praticamente dietro c'è un'area cani e un parchetto per i bambini, ma ci sono gli orti urbani. Praticamente si può fare richiesta al comune non so come. Oddio, l'erba tagliata insieme agli ipocastani, no, eh? Niente, è una congiura. Praticamente si può fare richiesta al comune e prendere a noleggio un pezzo di orto. Questa è l'area ludica per i cani. Uno spazio per il tuo cane dove correre e giocare senza guinzaglio. Anche in quest'area è obbligatorio raccogliere, vorrei vedere, e gettare negli appositi contenitori gli escrementi del proprio cane, con le norme di legge in caso in cui uno non lo faccia. Evento cinofilo di beneficenza. E questi sono gli orti urbani. E la gente praticamente li prende a noleggio, non so come funziona. Quando sono venuta a vivere qua avevo intenzione di chiedere, poi è cominciata la causa contro l'ente, quindi ovviamente diciamo che il progetto orto è andato un attimino sotto nella lista delle priorità, considerando anche i morti e il crollo della salute, il crollo economico e tutto il resto. Direi che gli orti urbani. Qua ci sono delle aree dove si può mangiare, non so se sono quelle di chi ha l'orto urbano. Vi faccio vedere così passo dall'interno. Allora, questo parco non è tenuto tanto bene, nel senso che non ha tantissima manutenzione, no, gli orti, il parco. C'è un'area bambini di là, però non è tenuto male, ma neanche benissimo. Guardate, orti urbani Garbatella.
Ciao ragazze, ciao ragazzi, ritoppa. Allora adesso friggiamo i cornetti. Buongiorno, chiedo scusa per la mise delle grandi occasioni, ma ho solo la tinta. E adesso andremo a friggere i cornetti perché non c'è alternativa. Sì, però se ti... Qua bisogna sempre staccare e riattaccare la spina. Ok, ho messo già l'olio. Lo porto a temperatura. Sto portando a temperatura l'olio, qua ci sono i carciofini per fare le frittelle e... Ciao, buongiorno, sto facendo il vlog. Guarda, guarda lì. Solo che li devo friggere per forza, perché a parte, vabbè, la stellina che ha. Eh? Ah sì, le sto facendo apposta. Sì, bellissimi. Adesso appena l'olio è a temperatura li friggiamo, ok? Allora, il primo cornettino fritto è pronto. Lo metto, opla, è volato sulla carta del pane e metto l'altro. Adesso andrà spenta, bisognerà aspettare che si raffreddi l'olio per poterla continuare ad utilizzare. Qua c'è il primo croissant fritto, lasciamo assorbire per bene. Ha un impasto neutro, si può farcire anche con le cose salate. Ora vado a staccare la piastra. Aspetto che si raffreddi un po' l'olio, intanto taglio i carciofini per fare le frittelle di carciofi. Ok? Mi raccomando, fatevi fare una casa come questa senza piani d'appoggio, perché top. Adesso taglio questi carciofini e poi facciamo le frittelle. A dopo. Allora, amici, mentre aspetto che la piastra Raffreddi perché si è surriscaldata. Metto questi carciofini tagliati freschi, aggiungo un po' di pepe alla pastella. Ragazzi, ho preso questa drastica decisione di impastare la macchina, eh sì, con la macchina del pane, i carciofi con la pastella. Ci ho aggiunto un goccio di birra di quella rimasta che avete visto nel video a spesa perché era troppo densa e fredda. Avete visto aggiungerci un goccio di pepe, ci metto solo un pizzico di bicarbonato, tutto serve per far gonfiare meglio le frittelle, ma tra pochi minuti è pronta. Vedete, per fare il caffè con la macchina con la piastra a induzione bisogna mettere l'acqua bollente e la moka. Chiedo scusa se la moka è un po' annerita, non è sporca assolutamente, solo che in casa mia, in questa casa, si usa utilizzare le cose e non sprecare i soldi, specialmente quando non ci sono. Quindi poi vi farò vedere quando esce. Sta al massimo, perché altrimenti non... c'è il calore che serve per far uscire il caffè, deriva dal bollore. Quando esce vi faccio vedere. Come vedete sta uscendo il caffè, è un po' uscito tutto. Io ho fatto dei panini che ho cotto in microonde e che verranno poi messi col grill. Ovviamente dovendo andare via, qua si può spegnere. Adesso qua c'è il cornetto, adesso vi faccio vedere. Allora, il caffè è uscito tutto. Ho cotto in microonde due panini, ci ho messo il sesamo e ci ho aggiunto sopra un po' di olio. Adesso andrò a piegare e ho acceso il grill. Andrò a piegare di modo che si termini la cottura senza diventare neri. Poi gli ultimi 5 minuti tolgo, cioè scoperchio, di modo che si colorino un poco. Quindi con mezzo chilo di farina ho ottenuto due cornetti fritti.
un cornetto panino, due panini e la pastella per i carciofini, che è questa, e che andrò a friggere dopo. Ok, allora sto bevendo il caffè, è ora di pranzo. Tra un po' vado a sciacquare la tinta. Speriamo bene, ragazzi. Qua ci vuole. Qua ci sono i carciofini. Guardate. I carciofini rimasti con cui faremo. Due li tengo domani per farmi il carpaccio, se riesco a prendere la bresaola al tuo, che mi è rimasto un buono pasto. E li faccio. E li faccio tagliati con la mandolina. Mi raccomando, quando usate la mandolina state attenti, perché io ne ho una seghettata che adesso vi faccio vedere, ma quelle non seghettate tagliano le dita fino all'osso, mi raccomando, attenzione. Intanto li giro per far sì che l'acqua acidulata che è caduta anche giù. Adesso devo mettere tutti i camici a lavare, e così quando si asciugano li metto via e sono pronti per traslocare. Allora ragazzi, qua diciamo che ho lasciato un minuto in più il panino. Qua ci sono i due panini col sesamo e l'olio cotti nel microonde, tipo il pane nuvola di cui vi farò poi la ricetta. Questo non è pane nuvola, l'impasto non è da pane nuvola, perché il pane nuvola si fa con gli albumi. E questo è il cornetto, un cornetto neutro, nel senso che va bene sia farcito col dolce col salato. Tenete conto che sopra ci ho messo il sesamo. Ora vado a sciacquarmi la tinta, sto facendo la lavatrice e vedo già che c'è tutta l'acqua, nonostante abbia riempito di cose per asciugare. Non vi inquadro perché è meglio di no, però c'è l'acqua che sta propagandosi, ma è normale perché in questa casa è tutto così. Sto assaggiando il panino, è buono. Un po' tracheotomia, ci vuole la BIC per fare la tracheotomia d'urgenza. La cucina è totalmente allagata. Sentite? A norma. Per lavare i camici. La BIC, per piacere. A norma la casa. Ha firmato il notaio. Non ci sono vizi nell'immobile, no. Sono immaginari, sono degli ologrammi. Niente, adesso mi vado a sciacquare la tinta e ci vediamo dopo in live. Top. Sto per entrare in vasca, sono completamente nuda. Ho usato questo, non metto a fuoco. Non metto a fuoco, però ci sta parabeni. Adesso mi immergo e mi tolgo la tinta. A dopo. Yumi, ti vuoi far vedere?